Let's go, bitches, e benvenuti a questo nuovo video sulle patch notes. Sì, lo schermo che state vedendo non c'è niente, c'è solo la mia scritta power. E vi starete chiedendo perché? Perché? Perché so già cosa volete vedere. Siete tutti venuti qui per vedere il video dell'MP40. Bene, in questo caso, eccolo a voi. Let's go. Next round. Be locked down. Losing B. Hostile UAV above. Losing B. Bene. Ora che avete visto il video dell'MP40 e beh, possiamo speculare su quest'arma, quello che voglio dirvi è che secondo me sarà una delle armi che verranno aggiunte più avanti con i vari DLC o comunque vari aggiornamenti che verranno fatti nel gioco. Già abbiamo visto che ci sarà una sorta di dagger, cioè di lama, di mini coltellino in questo caso, che verrà aggiunto con i DLC. Abbiamo visto anche che ci sarà il Bowie Knife, quello che abbiamo visto nella modalità zombie. Quindi sì, vedremo altre nuove armi e questa sarà una delle prossime armi in questo gioco. Vedete, ci sono anche gli accessori sopra già montati, ci si vediamo il mirino elo eccetera eccetera, quindi non vi preoccupate, anzi ole in italiano, quindi non vi preoccupate, questa sarà una delle prossime armi che vedremo in questo gioco. Fatemi sapere che ne pensate. Comunque andiamo ora al succo del video e andiamo a parlare delle patch notes. Let's go. Let's go, siamo qui con le patch notes della patch 1.08, quello che David Von der Ahr, come leggerete qui, considera uno dei più grandi update, quindi aggiornamenti di Black Ops 3. In questo caso, ragazzi, ho qui aperta la pagina e vi sto per leggere quelli che sono gli update del multiplayer. Come li vedete, li ho già aperti, ce l'ho tutti qui, quindi voglio parlare di questi principalmente. Spero vi sia piaciuto il video con l'MP40, oggi ho voluto fare un patch notes diverso, sono io a commentarlo e a vederlo. Quindi non è un gameplay io che ve lo racconto, spero che così vi possa piacere, possiate capire quelle che sono le mie impressioni. Allora, per prima cosa, su la mappa Nuketown, le targhette, i reticoli e la camo di Nuketown è stata rilasciata a tutti i player. Non penso si possa prendere queste cose tutte nelle casse, quindi sempre tramite il mercato nero. È stato aggiornato il media player, in questo caso il secondo punto della COD War League. Praticamente, se siete nel menu e schiacciate quadrato, vi si aprirà un player dove potrete vedere in streaming la COD War League. E mi raccomando, ragazzi, venerdì vi voglio tutti sintonizzati perché ci sarà il mio bel faccione sulla COD War League a fare l'analista, il commentatore in questo caso, a portare il mio, diciamo, comparto tecnico sul tavolo dei vari caster e commentare le varie partite, fare pronostici, dire aneddoti eccetera eccetera. Comunque, oltre a questo qui, nel general gameplay sono stati risolti solamente un po' di bug e hanno aggiunto anche una cosa molto particolare. A parte i bug che sono stati risolti, che questo penso non interessi a molti perché questi bug sono cose che accadevano raramente, quindi a multiplayer, quindi non pensate siano cose assurde. Comunque, allora, praticamente hanno fatto questa cosa che non so, molti di voi potrebbero starcene il naso. Praticamente hanno aggiunto la logica dello spawn trap ad uplink e safeguard. Molti dicevano, ma io vengo sponkillato in uplink, eccetera, eccetera, o in salvaguardia. No, ragazzi, non si poteva essere sponkillati. Magari una o due kill vi potevano fare, poi respawnavate praticamente a metà mappa o nello spawn avversario per ucciderli da dietro. Ora è stata aggiunta questa cosa, diciamo che è stata aggiunta questa logica dello spawn trap. Cioè, praticamente, i giocatori vengono chiusi allo spawn, però non che spawnano e voi vedete l'omino che si materializza e lo uccidete, non in quel senso. Hanno dei punti di spawn che non possono essere guardati, ovviamente, se no si rompe lo spawn e rinascono ovviamente a metà mappa o dietro di voi. In questo caso, solamente nelle condizioni più estreme, come c'è scritto, vengono fatti spawnare a centro mappa o dietro di voi, quindi solamente nel più tragico dei casi, quando lo si sbaglia, quando si esagera troppo con lo spawn trap. In questo caso, comunque, non vi preoccupate, non è che loro sono malati e vogliono che uno miri, l'omino si materializza davanti al mirino e muoia. Non vi preoccupate, non funziona esattamente così, cioè non è così che funziona COD, è rarissima questa cosa comunque, e può capitare una o due volte, poi dopo il gioco prende provvedimenti e non vi fa più spawnare lì.
Comunque, un'altra cosa, ragazzi, che bisogna dire è che questo aggiornamento che state vedendo è principalmente basato sul competitive. Voi direte, ma perché? Perché, ragazzi, Activision sta premendo tantissimo su COD Sport e competitive. E noi in Italia siamo l'ultimo paese, siamo l'ultima ruota del carro, siamo perfino indietro al Sudafrica, quindi cazzo, facciamo vedere quanti siamo, spolliciamo questo video. Cazzo, facciamo vedere che il competitive esiste pure qui in Italia, risolleviamolo. Comunque, oltre a questo qui, sul creare una classe, praticamente c'è una sorta di exploit. Gli exploit sono dei bug del gioco di cui ci si può approfittare in questo caso, in cui il perk anti-up, che era quello lì praticamente che vi dava un piccolo bonus alle score streak, continuava a funzionare anche quando il giocatore, diciamo, cambiava classe. Questi sono vari bug, diciamo... Praticamente uno che ho sentito molti giocatori parlare, perché mi hanno detto che c'è una targhetta, in questo caso una Dark Ops mi sembra, in cui tirando il coltellino da lancio, non so come chiamarlo, il Combat Axe, lascia il Tomahawk, ecco il Tomahawk, non l'ho mai usato, ragazzi, lanciando il Tomahawk addosso all'HXD, questo non la distruggeva e non si capiva il perché, era tipo non, a molti capitava e c'è poi questa Dark Ops da fare, quindi se lo volete fare mi raccomando c'è questa targhetta. Oltre a questo sono stati fatti dei fix, diciamo, sono state modificate delle cose al Nomad. Allora, praticamente quando si utilizzava Live, cioè le trappole che si mettono del Nomad, a volte ti disconnetteva dai server. Questa cosa era illegale, mi è capitata pure a me un po' di volte. Allora, questo qui vabbè, sempre un risolto, un bug, niente di che, ragazzi, queste cose. Allora, per quanto riguarda le score streak, allora, hanno risolto un bug dove i giocatori potevano portarsi la sentry gun, quindi la torretta attiva, quindi che poteva sparare e loro la potevano muovere mentre questa sparava. Pensate che cosa disagiante che poteva essere, tu che c'hai sta torrettona davanti che quindi ti para dei colpi e in più distrugge gli avversari. Meno male che l'hanno fatto, perché una volta mi è capitato di vederlo. Allora, praticamente, allora, questa è una cavolata, ragazzi, mi è capitato di vederlo e non capivo il perché e ora capisco vedendo questo patch note. Praticamente hanno risolto un problema dove quando c'erano più Counter UAV o UAV ed Aether che volavano nella mappa, praticamente se si avvicinavano troppo collidevano ed esplodevano, cioè ma che cazzo di... Vabbè, l'hanno risolto questo problema, quindi nient'altro. Allora, scusatemi per il silenzio, ma stavo un secondo spizzando le mappe. Allora, nelle mappe hanno praticamente risolto alcuni glitch in cui era possibile raggiungere delle zone della mappa particolarmente, diciamo, vantaggiose, punti della mappa anche al di fuori o comunque sopra a oggetti, case, edifici a cui non si poteva salire, questo è quello che c'è scritto. Quindi ognuno poi è diverso a seconda della mappa. Finalmente Splash hanno aggiustato quel cazzo di glitch dove si poteva uscire fuori dalla mappa, grazie a Dio, dopo miliardi di bug che c'erano su quella mappa. Quella mappa è nata per essere stata buggata. Comunque, niente, quindi non c'è nessun problema, ragazzi, sulle mappe sono stati solo risolti i bug, niente di che, quindi non vi preoccupate. Per quanto riguarda le modalità di gioco, sempre risolto alcuni bug, niente di esagerato, anzi è stata aggiunta una cosa che forse vi faccio leggere direttamente da qui. Questo è preso un tweet longer preso da David Vonderall, lo sviluppatore dell'Activision, in cui dice che queste sono le aggiunte più importanti per il competitive, per l'esport, e in questo caso sono praticamente che la visione a raggi X durante la modalità Codcaster ora è del proprio colore del team che si sceglie all'inizio. Le score streak ora si mostrano sulla mappa a seconda pure di quale team si sta aspettando, quindi pure se voi state aspettando un team e l'altra squadra tira un raid aereo, ve lo fa vedere ugualmente sulla mappa perché siete spettatori, in questo caso siete codcaster. È stato aggiunto una sorta di specialist meter, un indicatore che praticamente si carica, quello ovviamente dello specialista, che però ovviamente dice quanto si sta caricando, quanto manca, eccetera eccetera, e ci sarà un flash giallo quando sarà carico, in modo che tutti quando sono in Codcaster possano vedere che quel giocatore ha acquisito lo specialista, dove molte volte non ci si fa caso. Questo tutto nella modalità Codcaster. Per quanto riguarda nelle partite private, praticamente ora cambiare gioco mentre si sta partendo la partita, ci sono i 10 secondi di timer, ora non vi farà più spawnare nel side sbagliato, era un bug, a me è capitato tantissime volte, l'hai visto pure in streaming durante Game Battles.
I settaggi della COD World League: ora è stato aggiunto un 30 secondi di match timer iniziale, in modo che sia il tempo che tutti i giocatori possano entrare in lobby, perché come sapete in questo COD, quando si fa una partita privata oppure una partita pubblica, voi entrate in gioco, ci sono 10 secondi, ma uno spona a un secondo, uno a 3, uno a 7, uno a 10, uno spona che la partita è già iniziata, quindi hanno aggiunto un timer da 30 secondi. È stata aggiunta l'opzione per avere il multidrone, per avere più di un drone nella modalità uplink, questo serve ai giocatori competitivi per praticare i lanci di uplink, in modo che hanno sempre tante palle lì e insieme possono fare tiri. Oltre a questo sono stati aggiunti dei settaggi in cui ora si può richiedere ai giocatori di entrare in partita entro un limite di tempo, molto buono per chi fa game battles ad esempio, o UMG o Gfinity. Comunque ritorniamo qui all'Activision Support, andiamo a vedere le armi, che è una delle cose che vi interessa. Allora, l'MR6 già è successo, questo è una sorta di ripetizione in questo caso. Praticamente è stato ridotto il radio di fuoco dell'arma. Voi sapevate io quanto c'ero affezionato all'MR6, quanto ci sparavo veloce, quanto proprio cioè ci sgrillettavo. Comunque è stato quindi ridotto il radio di fuoco, non è più possibile sparare così velocemente, ma rimane comunque una buonissima arma secondaria, forte quasi quanto una primaria. Per quanto riguarda l'ICR1, è quello l'aggiornamento ultimo dell'altra volta, niente di che, quello di cui avevo detto che secondo me non c'era bisogno fare niente. E si parla di aver aumentato la precisione, ed è vero, questa cosa si nota. Comunque, allora ragazzi, non c'è niente di che sinceramente, qui vedete sono stati risolti un pochino di bug nella modalità cinema, nella modalità codcaster, quello che vi ho detto prima, un pochino di, anche hanno risolto un pochino di bug riguardanti gli obiettivi per sbloccare le targhette, quindi niente di niente, già parlato delle partite private, quindi questo è il riassunto del patch note. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere dell'MP40, fatemi sapere cosa ne pensate del patch note, del spoil, diciamo. Like, io vi saluto, let's go!